Ok, siamo live. Bene, benvenuti a tutti coloro che si stanno collegando sulla pagina Facebook di Tempo Ritratto Libri. Oggi iniziamo il primo di tre incontri dedicati alla letteratura latinoamericana. E quando parliamo di latinoamericana, di letteratura latinoamericana, voi sapete che spesso e volentieri abbiamo come ospite la nostra professoressa Emilia Perassi, professoressa dell'Università Statale di Milano di Lingua e Letterature Ispano-Americane. Benvenuta Emilia e grazie di essere qui. Insieme a Emilia Perassi oggi abbiamo Laura Scarabelli, traduttrice e anche autrice della postfazione del libro di cui parleremo oggi. Parleremo in generale dell'autrice, ma soprattutto di un libro pubblicato nel 2002, uscito proprio poche settimane fa per la casa editrice Alessandro Polidoro di Napoli, che ringrazio, una casa editrice specializzata soprattutto in letteratura contemporanea italiana e straniera, e dal 2018 ha questa nuova collana, inaugurato una nuova collana dedicata appunto alla letteratura ispanica. Ringrazio in particolare la casa editrice che hanno reso possibile questo incontro, Cecilia Lagrange e Beatrice Morra. Bene, allora, dico due parole di introduzione, poi passiamo la parola ai nostri ospiti. Oggi parliamo di una scrittrice che probabilmente in Italia non è molto nota, ma il bello proprio di questi incontri è proprio scoprire nuove voci. È molto nota, è molto famosa invece in Sud America e soprattutto in Cile. Stiamo parlando di Yamela Eltit, scrittrice appunto cilena. Eccolo qua il libro di cui parleremo oggi, Manodopera, una scrittrice cilena che, come molti scrittori di quel paese, ha attinto ovviamente dal periodo buio della dittatura degli anni 70. Diciamo che l'argomento dittatura riguarda soprattutto la produzione degli anni 80 e 90. Dagli anni 2000 in poi la sua opera si è incentrata di più sulle distorsioni e sui meccanismi del neoliberalismo, quindi sul sistema economico, e quindi ha fatto sì che soprattutto questo libro, Manodopera, sia molto molto attuale. Perché riguarda anche noi, non riguarda solo Cile o un passato seppur recente. Dico subito, e poi lascio la parola a Laura e a Emilia, che Yamela Eltit è sicuramente una scrittrice non semplicissima, impegnativa da un certo punto di vista, che richiede uno sforzo al lettore, come spiega molto bene Laura nella sua postfazione, richiede una partecipazione attiva del lettore, ma la ricompensa per questo sforzo, ne commentavamo prima di andare in onda con Laura, è enorme perché consente al lettore di riflettere su determinati temi che oggi come oggi io, ma penso che sia pensiero comune, sono fondamentali ed è bene che le persone, la gente, inizino a riflettere in modo più approfondito su questi aspetti, come quello economico, di cui è, diciamo, è il riferimento di questo libro di Yamela Eltit. Bene, mi sono dilungato anche troppo, lascio la parola a Emilia e a Laura e grazie a tutti a quelli che stanno partecipando. Se volete, l'avviso ai naviganti, come si suol dire, è sempre il solito, se volete porre delle domande, scrivetele in chat e io le girerò alle nostre ospiti. Grazie e a voi la parola. Grazie molto per questo incontro. Io sento che mi restituisce la voce. Scusate, ma il solito bello della diretta è un po' questo. Adesso non la sento più, quindi
quindi forse posso procedere. E, guardate, io sono in una situazione emotiva abbastanza particolare perché sono abituata a vedervi e a riconoscervi, perché oramai avevamo formato anche, come dire, un gruppo di lettura che mi risultava molto familiare. Io spero che alcuni dei volti che ho avuto modo di vedere quando eravamo in presenza siano anche qui davanti a me, e che magari ci sia anche qualche nome nuovo. Però io adesso penso, cerco di immaginare come pubblico quello che ho in mente dalle nostre incontri in presenza. Allora, oggi parliamo di un'autrice cilena, apriamo con un fuoco d'artificio, diciamo, questa piccola, queste tre settimane, insomma, che tre incontri che vedremo insieme, cioè con questa grandissima, gigantesca autrice che è Diamela Eltit. Mi permetto, come sempre fanno i professori, di puntualizzare la pronuncia. In questo caso, appunto, in spagnolo noi pronunciamo Diamela Eltit. È un'autrice che Luca segnalava come non notissima in Italia, ma la cosa ci preoccupa poco, perché in realtà è una delle autrici titaniche nel contesto latinoamericano, cioè è una delle autrici che esprimono in modo assolutamente potente la contemporaneità, cioè, quindi stiamo parlando veramente dei grandi autori del Novecento che traghettano verso questo secolo, continuandolo a registrare. Lei nasce nel 47 a Santiago del Cile ed è una sicuramente delle scrittrici più audaci dell'America Latina, questo si può dire, no? Inizia sin dagli inizi della sua carriera. Adesso vorrei appunto presentarvi un po' la figura, perché il romanzo, come ben diceva Luca, va capito con una certa attenzione, e quindi capire anche un po' chi è l'autrice può essere utile. Comunque, dicevamo che inizia ad operare in modo assolutamente dirompente, avanguardistico, disobbediente, no? Questa secondo me è un po' una parola chiave, anche quando poi la leggeremo, per capire questo stile che non è appunto obbediente, quindi non è obbediente neanche alle nostre aspettative, neanche alle nostre abitudini di lettura. Chi disobbedisce veramente, disobbedisce in modo radicale, soprattutto disobbedisce a partire dalla lingua. Perché tutto il resto è teoria, se non parli una lingua nuova difficilmente c'è un pensiero nuovo. Quindi la lingua della Eltit, ripeto, è una lingua della disobbedienza permanente, compresa, ripeto, le abitudini del lettore che spera sempre di trovare un linguaggio nel quale riconoscersi perché è già conosciuto, eccetera, eccetera. Non accade una cosa del genere con Eltit. Comunque, sin dai suoi inizi è così, e mantiene, no, questa disobbedienza come tratto, secondo me, fondamentale, insomma, uno dei tratti intorno ai quali possiamo riassumere, no, la complessità del suo progetto narrativo. È un'autrice riconosciuta a livello, insisto, internazionale, pluripremiata. L'ultimo è questo prestigiosissimo premio del 2018, che è il primo nazionale di letteratura cilena, cioè il Cile, insomma, patria di autori, tanto per citarne uno, di un Neruda, voglio dire, patria di poeti, patria di una grandissima, insomma, letteratura. È un'autrice molto mobile, il Cile naturalmente è il luogo dal quale poi, nel quale non solo nasce fisicamente, ma simbolicamente rappresenta il mondo che la ispira, ma è, muove e vive in parte negli Stati Uniti, insegna in un sacco di università, visiting professor, cioè è una star della letteratura latinoamericana, la Diamela Eltit, indipendentemente dal fatto che noi sino ad oggi la si conoscesse più o meno. Sempre si ricorda, quando si pensa alla Diamela Eltit, alle sue origini artistico-letterarie, attraverso questo famosissimo gruppo di avanguardia cilena, che è il famoso gruppo CADA, che è il gruppo appunto di un collettivo di artisti che nasce nel 79, a tre anni dal colpo di Stato, il colpo di Stato contro Allende, che insedia Pinochet, è del 1973. Nel 79 questo gruppo di artisti, che sono appunto scrittori, artisti visuali, cercano di praticare, di proporre in questo Cile della dittatura, una dittatura, cioè un paese trasformato in un campo di concentramento, in buona sostanza, cercano di praticare un'arte
anche lì, appunto, un'arte contro, un'arte di opposizione, ma soprattutto un'arte pubblica, cioè non più fatta nel libro e basta, nella biblioteca e basta, nella casa dell'artista, ma un artista, uno scrittore che si mettono nella strada, si mettono nella piazza e cercano una connessione permanente con la società, no? Che sta intorno, mobilizzandola a partecipare, quindi un'arte appunto di grande mobilitazione e anche un'arte di grande coraggio. Faccio un esempio tanto per cercare di capire, poi se andate in internet e cercate di capire chi fossero questi del CADA può essere anche interessante appunto avere l'idea insomma di quali fossero le loro azioni artistiche basate naturalmente sul rinnovamento e sulla urgenza, no, di gridare la propria dissidenza sia politica sia etica che estetica. Ebbene, una delle azioni insomma che posso ricordare, mi pare sia proprio una delle prime, è quella che si muove da in questo modo, ovvero vengono distribuiti 100 pacchetti di latte, di mezzo litro di latte in un bar, in un quartiere operaio e quindi marginale di Santiago, in ottemperanza al punto numero 15 delle disposizioni di Allende, che imponevano allo Stato di soccorrere i bambini con il mezzo litro di latte. In questo quartiere, ormai sotto Pinochet, vengono dunque distribuiti questi 100 pacchetti di latte, i quali vengono naturalmente consumati, e a questo punto gli artisti raccolgono questi pacchetti rimasti vuoti con l'impegno di usarli nelle loro opere. Le loro opere verranno dunque costruite usando come materia questi pacchetti di latte. E allora verranno quindi poi queste opere esibite in una galleria artistica e avranno tutta la loro eco, collegando di nuovo, no, arte, vita e società, collettività, politica e poetica. Comunque, dopo la stagione del CADA, cominciano, che finisce abbastanza presto, nell'85, relativamente però tutta l'esperienza avanguardista, neovanguardista, torna nelle opere di Diamela Eltit, che, come giustamente diceva Luca, nella prima stagione si caratterizzano sostanzialmente per elaborare, ragionare e cercare di, come dire, trasgredire il mandato dittatoriale cileno e pinochetista. Dalla fine degli anni 90 e primi del 2000 abbiamo invece una, come dire, attenzione, quella che direi, ai problemi della contemporaneità tout court, cioè ai problemi dell'uomo contemporaneo, dell'uomo che appartiene alle società globali, per cui i problemi dell'individuo in Cile, dell'individuo contemporaneo in Cile, in parte sono ascrivibili alla dinamica della globalizzazione, che come tale non conosce nazionalità, non conosce degli scenari se non gli scenari mondiali. Ed è in questo contesto che si inserisce Mano de Obra, tradotto con il titolo appunto di Mano d'Opera. È bellissima la traduzione di Laura Scarabelli, che per fortuna è qui con noi, che non solo traduce questo libro, ma è una delle studiose e professore di letteratura latinoamericana all'Università di Milano. Mi onoro di poterla avere come collega, ed è una delle grandi specialiste internazionali di Diamela Eltit, scrittrice sulla quale non tutti possono scrivere, perché essendo un mito nazionale, cioè voglio dire, la bibliografia è ampia, e prima che qualcuno, qualche straniero, possa essere accreditato, autorizzato a scrivere su autore del genere, vuol dire appunto che ci deve essere il riconoscimento di una autorevolezza significativa. Quindi la Laura Scarabelli può permettersi di tradurre in modo così sottile un romanzo così complesso, non solo perché ha una penna felice e un italiano splendido, ma perché ha una profonda conoscenza di questa autrice, come poi si vede nella postfazione che lo accompagna. Allora, Mano de Obra c'è una caratteristica che poi mi piacerà che Laura intervenga, perché poi in realtà è lei quella che ne sa,
ed è, ha una caratteristica, cioè ha un'ambientazione, uno spazio molto preciso nel quale si sviluppa, che è lo spazio del supermercato, no? Spazio proprio il supermercato come centro commerciale, non il supermercatino sotto casa, no? E il luogo appunto dove le comunità contemporanee tendono a trovarsi. È un romanzo che si divide in due parti, apparentemente diverse, se non fossero accomunate certamente dal supermercato. Diciamo che nella prima parte noi abbiamo il monologo di un impiegato del supermercato che osserva con assoluto disgusto il comportamento della clientela, ed è quindi una, non è neanche un corpo, è un occhio, no? È un occhio che si esprime, vede, interviene con, ripeto, un senso di disgusto, no? Per questa umanità che nell'entrare nel supermercato disordina, prendendo le cose, spostandole, tirandole giù dagli scaffali, disordina l'ordine di quel paradiso artificiale che dovrebbe essere supermercato, no? Quindi l'ordine che è stato progettato e che questo impiegato ha seguito ed eseguito, disponendo ogni cosa ordinatamente, mentre invece noi abbiamo una descrizione proliferante e minuziosa di quest'occhio che osserva ogni comportamento dell'umanità che entra nei supermercati, facendo saltare questo ordine che lui immediatamente deve ripristinare, e lo deve ripristinare perché a sua volta è un prodotto del sistema, cioè è un prodotto perfettamente disciplinato del sistema del consumo, del consumismo che il supermercato idealmente incarna, perciò deve mantenere il sistema sempre perfettamente funzionante, da cui l'ansia, l'ossessione, la nevrosi di questo ordine a sua volta artificiale è prodotto non per libera scelta dell'individuo, ma perché questo impiegato occhio a sua volta è vigilato da miriade di altri occhi, le telecamere, i vigilantes, tutti a registrare i comportamenti di tutti, non solo della clientela ma anche dei lavoratori, i quali devono quindi muoversi in una maniera assolutamente seriale, ordinata e senza intoppi per consentire il funzionamento appunto del sistema di consumi di questa industria. È un occhio insieme alienato, quello di questo che vigila il monologo della prima parte, ed è un occhio insieme assolutamente furioso, rabbioso, che vive sostanzialmente nel malessere, no? Nel malessere anche di questa funzione, no? Che ha e che viene continuamente discussa e ridiscussa, cioè lui mette le cose, gli altri gliele tolgono, non ha mai la sensazione di avere raggiunto un'azione che sia un po' compiuta, vive nel terrore di perdere il lavoro nel momento in cui dovesse compiere qualche infrazione, qualche cosa che misteriosamente i vigilanti interpretassero come non adeguato, quindi uno stato appunto di progressivo malessere interno ed esterno, no? Allora lì passa in questa prima parte in rassegna tutta un'umanità che quest'occhio vigilante e al tempo stesso in sofferenza illustra. Il monologo, come voi vedrete quando leggerete questo libro, è diviso in otto capitoli, ognuno ha un sottotitolo. Ognuno ha un sottotitolo e un preciso riferimento spazio-temporale. E voi vi chiederete, per esempio, insomma, c'è il capitolo, il primo si intitola Luce e vita, Antofagasta 1909. Allora, ognuno di quei capitoletti, ognuno di quei titoli corrisponde al titolo di uno dei giornali che nella prime decenni del Novecento venivano scritti dei giornali proletari, cioè in cui la comunità operaia cilena si organizzava come comunità, ovviamente per difendere i propri diritti. Quindi gli otto titoletti si riferiscono a questi antichi giornali di questa stagione in cui i lavoratori erano una comunità appunto che si stava costruendo e che stava costruendo i propri diritti. Ciò che è
tristemente interessante nel romanzo è che se voi tenete in mente che questi titoletti corrispondono ai giornali di una determinata epoca della storia, di una comunità di lavoratori, dico, che insediava il proprio diritto, tutto quello che si legge nel testo, cioè subito dopo i titoletti, non corrisponde a nessuna utopia operaia, perché il libro ti porta nel supermercato, cioè nel luogo dove l'utopia dei lavoratori è stata completamente negata, in cui tutto diventa uguale, in cui non c'è differenza e in cui soprattutto non ci sono diritti, ci sono appunto solo individui profondamente nel malessere. Niente dicono questi titoletti dell'utopia appunto proletaria, ma dicono tutto il contrario. Ora c'è in questa prima parte indistinta una comunità automatizzata di consumatori, non di lavoratori in cerca di diritti, ma di persone che nella precarietà dei lavori, dei diritti, eccetera, una sola identità possiedono o gli è stata attribuita e l'hanno interiorizzata, quella del consumatore, no? E in questa univocità si incontrano. Quindi, anche se i titoli dei capitoletti danno delle date diverse, danno dei titoli diversi, in realtà per tutto questo romanzo scorre una medesima storia e i giornali dei titoli dei capitoletti funzionano come espressione di un tempo che non c'è più, no? Sostituito dal tempo contemporaneo totalmente diverso. Nella seconda parte si intitola Puro Cile. Questa seconda parte c'è un cambio di scenario, un cambio di organizzazione narrativa, non c'è più un monologo di un personaggio, ci sono vari personaggi che dovrebbero essere apparentemente ognuno diverso, ognuno ha un nome, quindi sono X capitoletti per il numero dei personaggi che entrano in scena in questa seconda parte. Diversificata in parte sia perché hanno dei nomi propri diversificati ma anche accomunati al tempo stesso da alcune circostanze, lavorano tutti tranne una nel supermercato, ma non solo, vivono tutti nella stessa casa, quindi li accomuna un medesimo spazio privato oltre che un medesimo spazio pubblico, costituiscono insomma questi personaggi una grande famiglia. Quello che nella lettura invece dobbiamo immediatamente vedere e scoprire per dare senso a queste nuove presenze è che in realtà questa casa non è poi così diversa dal supermercato, è una estensione dello spazio del supermercato e viceversa, addirittura alcuni dei protagonisti ci portano le medesime abitudini, i medesimi oggetti, quelle stesse cose che sono nel supermercato, sono nella loro casa disposte anche in un modo analogo. A dire, tra le molte cose che si possono dire, per me la più intuitiva è dire che la separazione tra spazio pubblico e spazio privato è naturalmente completamente porosa, completamente cancellata. Un tema quindi è la famiglia, gli affetti che non vivono più una loro differenza, una loro unicità, una loro varietà, ma sono continuamente contaminati, no, dalle abitudini e dai modi di vivere imposti appunto dal sistema economico, ovvero attraverso la figura che il romanzo utilizza, che è quella del supermercato. Anche le logiche quindi commerciali, le logiche del consumo, le logiche dell'economia si riproiettano dunque nella casa, dove tutto, compreso gli affetti, sono più immagine che sostanza, nessuno dei personaggi si comporta con autenticità, tutti i personaggi hanno forme di doppiezza e di uso degli affetti non per autenticità ma per convenienza in un qualche modo, perché così sono stati programmati a essere dal sistema appunto neoliberale, mostrare ciò che non sono, non essere ciò che sono, e questa logica che appunto è tragicamente contemporanea, diventa anche una logica privata, non solo la logica del pubblico. Il lavoro è l'altro grande tema, quindi abbiamo il tema del sistema economico, il sistema del sistema pubblico, il grande meccanismo che tritura le individualità e ci fa diventare tutti uguali, perché tutti finalizzati una stessa cosa, consumare. Quindi questo tipo, il sistema economico nelle sue proiezioni proprio sulla persona, sui nostri comportamenti ci induce a pensare
quanto assomigliamo, no, al mondo che sta descrivendo l'Eltit. Poi c'è il grande tema appunto della famiglia, anche lei, lo spazio privato per eccellenza, assolutamente divorato dalle dinamiche che il pubblico impone alle persone, e c'è il tema ovviamente del lavoro, il lavoro appunto che oramai che diventa in questo romanzo qualcosa appunto che si inserisce in una condizione di precarietà, di instabilità, con una sostanziale demolizione dei diritti che erano quelli appunto, nel caso specifico, non solo di tutta una parte della storia contemporanea, ma della storia cilena, sicuramente quella precedente ad Allende. Anche Puro Cile, e concludo, è il titolo dell'ultimo giornale operaio che circola in Cile, no? Nel Cile ovviamente predittatoriale, non a caso a una data specifica, come appare nel testo, a data il 1970. Il 1970 è l'anno della vittoria elettorale di Allende. Anche in questo caso, questo titolo rimane un puro titolo, questa data rimane una pura data, perché tutto ciò che in realtà leggeremo consiste nella assoluta negazione di quell'ideario, no, sociale, collettivo, di forme di uguaglianza, di una società più giusta, che era stata certamente coltivata anche nelle sue complessità e nelle sue grandi complessità nella stagione appunto allendista. Quella storia non c'è più, sostituita completamente da una storia altra e contemporanea, che non riguarda naturalmente solo il Cile e che riguarda il mondo, no? E che noi appunto stiamo anche un po' vedendo messa in una situazione, come dire, di complessissima prova in questo periodo. Allora, tutta questa grande allegoria e riflessione critica, arrabbiata, furiosa, demolitrice della contemporaneità fatta in questo romanzo, si appoggia appunto su uno stile complesso. Una cosa del genere non la puoi ridurre ad una storiella. Cioè è la storia del mondo contemporaneo, delle logiche macroeconomiche, del loro riflesso nella vita e nell'animo di ciascuno di noi. Quindi c'è bisogno di sostenerla su uno stile assolutamente importante, uno stile narrativo e anche una concezione dell'opera di grande, come dire, azzardo, come sfida proprio alle convenzioni linguistiche, e quindi il lettore deve essere preparato, ma per capire il tuo tempo, secondo me, devi stare nella profondità e non nella superficie. Un'autrice come Diamela Eltit in questa profondità ti conduce. Quindi io bacerei adesso, se abbiamo ancora qualche minuto, forse Luca mi dice che possiamo ancora conversare, passerei la parola alla vera e grande conoscitrice di questa opera, che è Laura, e per capire da lei appunto meglio questa un'opera del genere, e soprattutto per aiutare i lettori a navigarci attraverso. Quali sono secondo te le chiavi che un lettore deve avere prima per cercare appunto di non smarrirsi, o comunque di non avere dei problemi insormontabili? Grazie Emilia. Hai sollevato un interrogativo che mi porta ad entrare nell'opera di Diamela attraverso un aneddoto. E cioè, quando ho iniziato a leggere Diamela, era il 2012, quindi ormai un bel po' di tempo fa, forse anche 2011, e avevo tra le mani l'Umberica, ho letto i primi due capitoli e l'ho immediatamente abbandonata, dicendo no, non ce la posso fare, in questo momento non è per me. Poi i libri ti chiamano, perché rimangono lì, almeno nel mio caso. Io sono una compratrice compulsiva di libri, perché so che ad un certo punto i libri cadranno dallo scaffale e sarà il momento di affrontarli. È arrivato quel momento, ho iniziato a leggerla e non ho più smesso, e non riesco più a smettere.
Perché effettivamente la prima, se devo dare un consiglio per entrare nell'opera di Amela, è proprio quello di abbandonare ogni riserva ed ogni aspettativa, non ci si sia, di non fare l'errore del lettore di Julio Cortázar in Continuità dello Sparques, che poi peraltro fa una brutta fine, che si aspetta di lasciarsi guidare in un mondo narrativo, si aspetta un autore che gli racconti una storia. Di Amela il Tite non racconta storie, disegna quadri che dicono moltissimo dell'esistere. Paradossalmente, questo libro potrebbe essere letto una pagina alla volta a caso e ci restituirebbe la stessa intensità e lo stesso sguardo lucido sul reale. Sono quei, tutta la sua produzione, in particolar modo, cioè in realtà c'è una continuità in tutta la sua produzione, ma in particolar modo i testi che vanno dal 2000, insomma dal nuovo millennio, in realtà al 98 a oggi, non fanno nient'altro che scavare nei paradigmi di costruzione di una realtà così come la conosciamo e nelle grandi pieghe e piaghe della globalizzazione. E non è un caso che tutti, diciamo la maggior parte dei suoi romanzi, non abbiano come asse di portante il tempo, anche se il tempo c'è, è continuamente esplorato, ma è più interessante l'esplorazione dello spazio come grande problema della contemporaneità. Mai come oggi capiamo come lo spazio e indagare sullo spazio sia veramente una chiave importante per capire dove siamo, che cosa stiamo facendo. Questi spazi, come giustamente Emilia ha introdotto, che non trovano più il confine tra il pubblico e il privato. E dirò di più, questi spazi che sono usciti dalla informalità della strada, la strada non esiste più, esistono soltanto spazi in serie, nei quali noi siamo chiamati a... Ecco, manodopera esplora la funzione della compravendita, che sembra aver assorbito tutti gli altri luoghi e tutti gli altri modi dell'esistere. Noi siamo quello che abbiamo perché lo compriamo e non siamo più un progetto da svolgere nel mondo. Effettivamente, tutta questa collezione di titoli di riviste operaie dell'epoca rimandano ad una stagione nella quale l'uomo aveva ancora il pieno controllo sulla realtà e ancora un ideale che poteva proiettare sul mondo, diciamo, incarnato nella proiezione verso un mondo migliore che tanta narrativa ispanoamericana ha esplorato in maniera così piena, così euforica. Qui non c'è più un mondo migliore, non c'è più un mondo perché l'unica cosa che c'è è appunto è stato assorbito da questo avere compulsivo che risolve l'identità, in cui si scioglie e si risolve l'identità. Quello come fa a dirci questo di Amela? Forzando la lingua, sforzando i limiti della significazione, forzando il nostro, le immagini, i simboli che noi conosciamo meglio, con i quali ci sentiamo più comodi. E mettendoci di fronte ad una lingua che sembra sempre lacerata, della quale non troviamo, cioè come se ci fosse uno spostamento di significazione continuo per cui noi non ci sentiamo comodi. La sensazione quando si legge una pagina del Tite è una sensazione di inquietudine profonda, perché quell'aggettivo, quella parola, quell'immagine che si presenta davanti ai nostri occhi non dovrebbe essere così. Ci scuote dentro e questo forse risveglia anche un senso profondo di allarme, per cui la realtà non è come la vediamo. Quello che vediamo è una costruzione, dobbiamo sempre ricordarci che siamo di fronte a una costruzione e lì sta la critica. Noi quando leggiamo Manodopera siamo quell'operaio anonimo che impigna
le mele una dopo l'altra, tutte uguali, che le misura col suo occhio che è diventato un grandangolo. Non possiamo essere altra cosa e soffriamo con lui, sentiamo nel nostro corpo quei sentimenti, quelle sensazioni di profondo disagio e di disperazione. Questo che riesce a fare l'autrice con una parola straordinaria, con una parola esatta e allo stesso tempo con una parola che fugge continuamente dal senso comune. Straordinaria anche quando tacciano di Amela El Tit di avanguardismo colto, di scrittrice chiusa in una torre d'avorio. A me viene un po' da sorridere perché nessuno più di lei incarna invece una scrittura assolutamente militante, che proprio nel continuo esercizio di forzatura dei limiti del linguaggio porta, e nella ferita del linguaggio, porta la sua denuncia, porta la sua alternativa, porta con sé il lettore in un atto che è sempre un atto permanente di dissidenza. E forse restituire alla collettività questi testi, questi suoi testi, sarebbe una chiave interessante per approcciarli, perché la scrittura del titolo, questa cosa l'ho sostenuta in uno dei primi articoli che mi è capitato di scrivere sull'autrice, ed è assolutamente, e la sento come una delle cifre fondamentali della sua opera, dovrebbe essere letta collettivamente perché è sperita collettivamente. Ricordiamoci che L'Umperica non nasce come romanzo, diventa dopo un romanzo, nasce come performance, e i frammenti di L'Umperica venivano letti collettivamente in un postribolo alla periferia di Santiago. E quindi effettivamente chi volesse guardare, sono aperti su YouTube, scrivendo Zonas de Dolor, zone di dolore, si vede proprio l'autrice che mentre lava il pavimento in un atto proprio di purificazione, che è anche un atto di esibizione del corpo piegato, mentre lava il pavimento declama queste parole che poi diventeranno il romanzo. E, ovviamente la domanda fondamentale quando mi sono trovata a dover iniziare l'operazione di traduzione è stata: come restituire questo? E perché una traduzione letterale assolutamente non era possibile, non diceva la lingua dell'autrice. E lì effettivamente mi sono lasciata guidare da una sorta di dall'immaginazione. Ho immaginato il romanzo, ho dovuto navigare nel romanzo come se fosse un film. Mi ha aiutato anche la rimembranza della straordinaria traduzione teatrale di Alfredo Castro, che sfortunatamente si può vedere solo a Santiago nel Teatro della Memoria, e che è, diciamo, una traduzione letterale del libro. Sembra di essere nella casa di Mano de Obra quando si vede appunto quest'opera. Soltanto così ho cercato, sempre approssimandomi, mai appunto riuscendo a così restituire la bellezza della prosa eltitiana, di entrare nelle pagine del testo. Non so se ho risposto. Hai risposto impeccabilmente, almeno per quanto mi riguarda. Io non so, chiedo a Luca se per caso ci sono. Allora, ancora non ci sono domande, anzi invito coloro che volessero porre dei quesiti, questo è il momento per farlo, perché ci stiamo avviando verso la chiusura, abbiamo qualche minuto, quindi c'è lo spazio, se qualcuno vuole fare delle domande le giriamo a Emilia e a Laura, oppure adesso lasciamo 2 minuti per pensare, intanto io, sai cosa voglio fare? Visto che abbiamo parlato tanto, allora i temi, diciamo, sono, mi pare, chiari, no? E quindi la questione è veramente la lingua e la struttura, no? Quindi io avrei letto anche un brano così, tanto per assaggiare per sentire la voce, perché poi non vorrei che si sia resa
più oscura questa lingua di quanto poi non sia, perché ha ragione Laura, che sì, è una lingua in cerca di una sua proprietà e individualità, però è una lingua che è fatta per dire, no? Cioè è fatta per incidere, quindi non si può chiudere, no? Nell'ermetismo, nella incomprensibilità, perché sennò l'azione militante, cioè, andrebbe poi anche a finire male se fosse, quindi non è quindi è solamente una lingua per la quale poi il lettore deve trovare appunto il suo canale. E quindi io adesso metterei così un piccolo brano, avrei potuto leggere qualsiasi pagina, va bene, però andiamo a leggere, siccome abbiamo parlato di questo occhio della prima parte, no? che osserva, no? I comportamenti degli altri, cioè in un qualche modo dei nostri, no? Comportamenti, e vediamo per esempio in un brano come funziona questo occhio. E leggo dunque. Questi clienti spostano la pasta, tastano le uova, distruggono i podi, le verdure, le lampadine e i cosmetici. Cercate di capirmi. Ciò che voglio dire è che mettono sotto sopra i prodotti. Li lasciano in disordine con folle premeditazione solo per abusare delle molteplici tinte delle espressioni del mio volto. Si aggrappano alla resistenza stratificata dei miei sentimenti. E poi li calpestano diffusamente. Allora non mi resta che sfoderare una pazienza rigorosa per rimettere insieme le merci oramai maneggiate allo spasmo. Le stesse merci che erano esposte in maniera perfetta, armoniosa e impeccabile prima dell'arrivo dell'orda vandalica. È incredibile, davvero incredibile. Toccano i prodotti come se pregassero Dio. E qui mi permetto l'inciso, il supermercato come tempio, no? La luce che tutto illumina, tutti i prodotti, tutto perfettamente visibile, come questa luce neodivina, no? Che sta lì dentro. Li accarezzano, questi prodotti, con devozione fanatica e religiosamente avventata, e si compiacciono di fronte al presagio di un risentimento sacro, urgente e tragico. Sì, posso assicurare che dietro questi comportamenti si cela il corpuscolo di una mistica infetta. Voglio dire. Allora, la lingua, secondo me, ha ragione anche qui Laura, quando noi adoperiamo in modo così un po' sintetico il termine avanguardia, cioè, è una lingua che non sta tradendo certi fondamentali comunicativi della lingua, per esempio in questo caso, in questo libro, la sintassi, no? Cioè, non siamo di fronte alla deflagrazione, no? delle strutture della comunicazione linguistica, le abbiamo mantenute, ma è una lingua di una assoluta densità. Cioè nessuna di queste, questa è una lingua che apre continuamente il senso ai sensi, no? Quindi non c'è una frase che tu puoi leggere così distrattamente, no? Perché ogni frase, ogni termine ha appunto una capacità di significato consistente e ti invita quindi a questa pazienza non serializzata, a questa scelta di lettura, fermarsi e soffermarsi, e in un qualche modo pensare ciò che leggi. Quindi in questo senso la lettura di questo libro cambia, può cambiare se fatta le condizioni che chiede il titolo. Sì, diciamo che uno sforzo è grande, anch'io all'inizio ho fatto fatica a entrare nel ritmo, nella cadenza della lettura, però la ricompensa che offre è tantissimo, cioè perché ti porta a riflettere su degli aspetti che fanno parte del nostro vivere comune, che probabilmente ci passano sopra o non ci soffermiamo, e soprattutto ti costringe veramente a ragionare sul nostro mondo, che è quello di oggi, perché il consumismo, l'essere stati trasformati da, perché questo è, essere stati trasformati da esseri umani a consumatori,
ormai noi siamo dei consumatori, la dice lunga sulla situazione che viviamo, e l'abbiamo forse la stiamo vivendo senza porci, diciamo, quelle giuste domande che invece è necessario farle, ed è questo che il libro della Eltit ci costringe a fare, a porci delle domande e a fare delle riflessioni. Penso che questo sia il ruolo della grande letteratura, proprio questo, che non è necessariamente, non deve essere solo di evasione, ma deve costringerci a riflettere e a ragionare sulle cose che ci circondano e che sono il nostro mondo, insomma. Ok. Allora, direi che di domande non ne sono arrivate, però l'incontro è stato seguito da tante persone, tanti complimenti che io giro ovviamente a Laura, che in questo momento è scomparsa, eccola qua dal video. Sì, scusate, ma mi è crollata la connessione, mi sono riconnessa solo ora. Sì. Ok, quindi giro i complimenti che sono arrivati dai tanti partecipanti a Laura e a Emilia per questo bellissimo incontro. Sono molto contento di essere riuscito ad organizzarlo. I miei ringraziamenti vanno proprio a Emilia e a Laura. Diciamo che la pandemia ci ha scombussato i nostri programmi, ma alla fine abbiamo deciso insieme a Emilia di tentare la strada di questi incontri che prima facevamo in presenza, di tentare appunto la via dell'online, che ha, come dicevamo all'inizio, però il merito, il grandissimo merito di essere accessibile a molte persone, quindi molte sono le persone che ci hanno seguito e molte altre saranno quelle che ci seguiranno, perché diciamo che la diretta rimarrà sulla nostra pagina, quindi chi se la fosse persa può sempre recuperarla, e questo è importante. Luca, se posso mettermi una parentesi, una sorta di citazione alla pandemia, perché proprio traducendolo, non mi ero accorta ad una prima lettura, traducendolo solleva uno dei grandi dilemmi del momento, cioè in un certo qual modo nel lungo monologo il protagonista divide il mondo in produttivi e improduttivi, e c'è un capitolo dedicato ai vecchi del supermercato. Bravissima, cioè bravissima. Questi anziani che appunto ciondolano nel supermercato comprando pochissimo, e noi non faccio spoiler, però leggendo quel capitolo io ho trovato le risposte che mi servivano per appunto sciogliere il grande arcano, perché se sopravviviamo ogni giorno abbiamo un arcano da risolvere, su che cosa fare di fronte a questi numeri del contagio che salgono, chi buttare dalla torre, chi chiudere in casa. Ecco, non vi dico nulla, vi lancio solo un numero di pagina, pagina 32, e quindi nella quale appunto si parlerà anche, c'è una evidente, così anticipazione dei tempi che stiamo vivendo. Anche perché non più tardi di una settimana fa il governatore della Liguria ha fatto una dichiarazione a proposito degli anziani, e diciamo che mi ha ricordato qualcosa. Ecco. Allora, ti lasciamo con questo interrogativo. Allora, nel ringraziare ancora Emilia e Laura, ricordo che questa è la prima di tre incontri dedicata alla letteratura latinoamericana. Il secondo, martedì prossimo, sempre con Emilia. Sveliamo già quale sarà il prossimo autore. Molti di quelli che hanno frequentato la libreria ormai lo conoscono molto bene, è una mia passione, infatti ho chiesto a Emilia se potevamo introdurlo. È uno scrittore boliviano, Rodrigo Asbun, ha pubblicato due libri tradotti per Sur, e ne parleremo la prossima volta appunto insieme a Emilia, quindi martedì prossimo partecipate tutti, perché quando c'è Emilia gli incontri sono sempre molto molto interessanti. Grazie. Sentiamo la prossima settimana. Ciao e grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie, arrivederci.